Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi avete chiesto in tanti di fare un nuovo full face o first impression con tutte le cosine nuove che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul e con la mitica Naked Cherry di Urban Decay, che anch'io sono super curiosa di vedere com'è. E abbiamo anche un sacco di altri prodotti, tutto prodotti nuovissimi nel video di oggi, quindi vedremo assieme che cosa ne penso. Iniziamo con il primer, questo l'avete visto nell'ultimo video haul ed è il No Filter Blurring Primer di NYX, quindi dovrebbe rendere la pelle perfetta. E vediamo, ma è colorato e questa cosa non mi piace. No, non mi piace per niente il fatto che abbia questo colore marrone. Sfumandolo quasi se ne va, ma non proprio, ragazzi, e io rischio di diventare una maschera marrone con questo. Decisamente no, non sarà questo il primer che andremo ad utilizzare, assolutamente. Ok, ho preso questo che è l'Angel Veil di sempre di NYX. Mi auguro con tutto il cuore che anche questo non abbia un colore marrone. No, questo è bianco, ragazzi, grazie al cielo. Insomma, spero che sia trasparente, non bianco. E dovrebbe essere un perfezionatore di pelle. Quindi andiamo a vedere come si comporta. Lo sento abbastanza... non ha un buon odore questo primer, però lo sento un po' pesantino sulla pelle, ma di solito i primer che funzionano bene sono un po' pesantini sulla pelle. In realtà forse ne ho messo io troppo, ma tutto sommato adesso non sembra male. Vediamo ovviamente con il fondotinta com'è. E il fondotinta che andiamo ad usare oggi è il Radiant Lift di Max Factor. Come vi dicevo, dal pacchetto che mi è arrivato, il colore sembra proprio adatto a me. Anzi, forse è pure un pelino troppo chiaro, boh, non lo so, insomma. Direi che tutta la bronzatura l'ho persa, quindi forse sarà giusto. Ma... sì, secondo me come colore è giusto, non ci posso credere, perché il Golden Natural, cioè il 55, è così chiaro, quindi insomma, i miracoli succedono. E vado ad applicarlo con la nuova spugnetta di... non so se nuova, comunque a me è appena arrivata, è la nuova spugnetta di NYX, sempre ad ovetto, è simile alla Beauty Blender, solo che è tagliata in diverse parti. E quindi non so bene come andare ad usarla. Suppongo di usare questa parte, la parte più ampia, per il fondotinta. E in realtà ho bisogno anche di uno specchio, forse, se voglio vedere qualcosa di questo tutorial. Allora, ok, ci siamo. Lascia un po' troppo prodotto per i miei gusti. Vediamo se la sfumiamo bene. In generale non mi trovo mai bene con le spugnette da trucco, a parte con la Beauty Blender, quindi non so che cosa aspettarmi. Da notare che la sto usando umida comunque. E sinceramente non è male. Oddio! Questo fondotinta ha un odore molto strano, ragazzi, non so come mai, ma non mi piace l'odore. Però tutto sommato vi devo dire che invece l'aspetto del fondotinta non è affatto male, è super naturale. Speriamo che questa cosa del fatto che sia radiant non mi renda la pelle lucida. Però devo dire che questo abbinamento spugnetta fondotinta non ci dispiace, non mi dispiace. Una cosa che noto di questa spugnetta è che assorbe molto meno fondotinta rispetto allo Beauty Blender, che è una cosa positiva in realtà, perché si spreca meno prodotto, però devo stare attenta a prelevarne di meno, perché con la Beauty Blender ne prelevo, tra virgolette, parecchio, perché tanto si assorbe. Invece questo, se ne prelevo troppo, mi va a finire tutto sul viso, quindi non è il caso. Ma devo dire che confermo, mi piace l'abbinamento spugnetta fondotinta, mi piace questo fondotinta, molto naturale, mi piace il fatto che questa spugnetta abbia tipo questi ritagli, specialmente questo, perché ti aiuta ad andare bene nelle pieghette dell'occhio e del naso. Di solito con la Beauty Blender ho sempre difficoltà ad andare in questa lineetta qua del mio naso. E sì, devo dire che mi piace. Ok, adesso come correttore vado ad usare questo di Too Faced ed è il Born This Way. Come sapete,
già c'era il Born This Way di Too Faced, ma questo è nuovo, dovrebbe essere più coprente, dovrebbe essere molto meglio rispetto all'altro, quindi sono molto fiduciosa. E anche il packaging è diverso, è più grande, e mi aspettavo che ci fosse tipo una pompetta, invece c'è lo scovolino. E in realtà questo volevo usarlo per le imperfezioni del viso, tipo ne ho una qui, e giusto per vedere com'è, perché mi sa che il colore è un pochino, non lo so, forse non è abbastanza chiaro per la zona del mio contorno occhi. Vediamo un po', ho questo brufoletto qua, possiamo testarlo. Sì, mi sembra decisamente più coprente rispetto all'altro Born This Way, che non mi piaceva tantissimo. E in realtà voglio andare ad utilizzarlo anche sul contorno occhi, così vediamo proprio com'è. Solitamente non mi trovo benissimo con questi applicatori per il correttore, preferisco, perché trovo che spostino, tra virgolette, un pochino il fondotinta quando lo applico con questo scovolino, preferisco applicarli con le dita. Ma in realtà, applichiamone un pochino anche qua. Ok, sempre con la spugnetta NYX andiamo a... Sì, effettivamente mi sembra un pochino troppo scuro per... questa è la tonalità... è la tonalità Porcelain, che è la tonalità che io uso di Too Faced per il fondotinta, però come correttore avrei bisogno di una tonalità forse un pochino più chiara, boh, non lo so, che cosa ne dite voi. Alla fin fine può anche andare bene, perché comunque andrò a lasciare questa zona più chiara e poi il resto del viso lo, tra virgolette, scalderemo leggermente con la terra, con un po' di contouring. Beh, devo dire che si sfuma molto bene ed è più coprente dell'altro, quindi questo ci piace. Adesso, come cipria, uso la No Filter, sempre di NYX. Il colore è Ivory, è la 03, che dovrebbe andare abbastanza bene per me, insomma, devo dire. E vado a... non metto tantissima cipria perché ha iniziato a fare freddo e c'è un vento, ovvero c'è una bora molto forte qui da noi, quindi in realtà non ho bisogno di tantissima cipria, perché non, la pelle non mi diventa lucida di solito quando c'è questo tempo. Vado a fissare il questa parte qua, vado a fissare il correttore con un po' di cipria extra, così sono sicura che resti in posa. Devo dirvi la verità che, andando a vedere molto da vicino, da questa parte no, da questa parte sì, non so perché, però questa combinazione correttore più cipria mi va leggermente nelle pieghette e non è una cosa che mi piace, quindi non credo, devo essere sincera, che utilizzerò più questa combinazione, almeno sul contorno occhi, perché non... sì, questa cosa non mi piace. Poi vado, però è a malapena, a malapena davvero, Nicole, è a malapena visibile, quindi non è niente di trascendentale. E poi allora passiamo alla terra. Non mi ricordo se questa, allora, questa è una delle ultime terre che mi sono arrivate, ed è di Anastasia Beverly Hills ed è la tonalità Saddle. Non mi ricordo se l'ho già utilizzata in un full face first impressions, mi sembra di no. La applico sempre con questo pennello che mi chiedete tutti di dov'è, è di Sedona Lace, solo che credo sia lo 01, TB01, FB01, beh, non si vede più, comunque è di Sedona Lace e ce l'ho da secoli, ragazzi, da secoli, però mi trovo benissimo. Mio Dio, ho esagerato un po' con il colore, ma andiamo a recuperare. Ok, devo dire che come colore non è affatto male questa terra, eh? È molto scrivente però, quindi devo stare attenta a non metterne troppa. Ora blush, vado ad usare questo di Dior, che è il Dior Skin Mineral Nude Bronze. In realtà è un po', cioè, come colori potrebbe essere sia una terra che un blush, perché ha
sia le lettere rosate, che insomma comunque vado a, ed anche qualche perlescenza, qualche glitterino, io comunque lo userò come blush, perché visto che avremo gli occhi abbastanza colorati vedendo la palette, non voglio avere una base troppo forte o un blush troppo visibile, quindi lasceremo che siano gli occhi ad essere il focus di questo make up. Ora, primer occhi. Questo è uno degli ultimi che mi sono arrivati, ed è di Fenty Beauty, il Pro Filter. Non so se l'ho mai usato in un full face o first impressions con voi, ma l'ho utilizzato un paio di volte e vi devo dire che è molto buono. E andiamo a stenderlo. Ok, direi che finalmente è arrivato il momento di andare a scoprire assieme com'è la nostra Naked Cherry. I colori sono pazzeschi, sono tutti sulle tonalità ovviamente ciliegia, rossi, bronzo, aranciati, quindi prevedo un trucco molto molto hot come colori, ok? Molto autunnale e molto caldo. Vado a prelevare Hot Spot, che è il colore più chiaro, e come al solito lo stendiamo su tutta la palpebra mobile fissa. Mi piace stendere un colore chiaro in polvere su tutto l'occhio, perché poi è molto più semplice andare a sfumare il resto dei colori piuttosto che andare direttamente a lavorare su una base. Ecco, l'unico problema che io ho con la maggior parte dei primer, incluso quello di Fenty, è che si vede dove finisce e la cosa mi dà un po' fastidio. Tra l'altro credo di essere l'unica persona sulla terra con questo problema, perché quando ne parlo nei video ci fosse una persona che mi dice succede anche a me, quindi evidentemente sarò un alieno. Comunque, ora vado a... sto creando il trucco in questo momento, quindi devo un attimino vedere che cosa scegliere. Allora, io andrei a prelevare intanto Juicy, che è questo rosa cipria opaco. Non fidatevi delle mie descrizioni dei colori, lo sapete che sono completamente svasate e per niente corrette. Comunque, tanto per vedere la scrivenza, la pigmentazione della palette, vabbè, questo colore è super super chiaro, super naturale. Il fatto è che a vederlo nella palette, ok, sembra tipo un rosa nude, poi lo metto su di me che sono chiarissima e diventa arancio, e cioè è assurda sta cosa, mi succede con tutte le palette, quindi penso che davvero con questo trucco avrò gli occhi fucsia, ma tenteremo di spegnerlo tra virgolette un po' se sarà troppo caldo. Poi vado a prendere Feels, che è il colore subito accanto, e vado a stenderlo sopra. Mamma mia, diventa scurissimo. Ok, forse non è stata una buona idea. Devo dire che questa palette è molto molto pigmentata. Non me l'aspettavo così forte come colorazione, perché se ci pensate ho usato i due colori più neutri e cioè è super super forte il colore. Ora vado a prelevare Devilish, che è questo prugna, io non li so, cioè descrivetelo voi questo colore per me, ragazzi, nei commenti, aiutatemi, insegnatemi a descrivere i colori. Io lo descriverei come un color vino rosso, può essere. Vado a stenderlo all'interno della piega, ma rimango bassa, vicino alla palpebra mobile. Ora vado a prelevare Drunk Dial, che è questo. Questo è shimmer ed è un bordeaux shimmer, diciamo così, e vado a stenderlo vado a stenderlo su tre quarti della mia palpebra mobile e poi sull'ultimo pezzetto vado a stendere Privacy, che è invece opaco, per non andare troppo su colori shimmer, anche se wow, cioè come si chiama, Drunk Dial è veramente pazzesco come colore, ragazzi, è meraviglioso. Anche in questo video voglio ringraziarvi tanto per i messaggi di supporto che mi mandate. Purtroppo ho visto che ci sono speculazioni varie eccetera, il che
insomma, me l'aspettavo, quindi non posso lamentarmi, perché il 95% di messaggi, di commenti che mi mandate sono di supporto e vi ringrazio davvero tantissimo. Vado appunto a prendere Privacy e lo stendo sull'ultima parte della palpebra mobile. Non sapete quanto sia importante per me anche solo ricevere un messaggio, un commento di conforto, di supporto, insomma, in questo momento che comunque non... insomma, potete immaginare, ecco, e quindi insomma vi ringrazio. Naturalmente mi aspettavo anche le cose negative, anche se non capisco come si possa pretendere e fingere di sapere cose del mio privato quando io stessa, cioè quando io non ne parlo e non le faccio vedere in videocamera, quindi... cioè è un po' come andare ad inventarsi le cose, e quindi mi sembra veramente assurdo il fatto che alcuni lo stiano facendo, e mi sembra ancora più assurdo il fatto che alcuni ci facciano dei video su per parlare di queste cose quando non mi conoscono, non sanno assolutamente nulla. Comunque mi fa sorridere, ma da un lato sono contenta, perché veramente il supporto che ho avuto anche dalle altre youtuber è stata una cosa... non me l'aspettavo, ecco, oltre le aspettative in positivo, quindi... vi ringrazio tanto, siete speciali. Non posso abbracciarvi perché non sono lì con voi, non posso darvi un bacio perché non sono lì con voi, però vi abbraccio forte, virtualmente, almeno questo. E poi ritorniamo al tutorial. Sulla parte inferiore degli occhi vado a stendere Privacy. Vado a stendere Privacy, devo stare sempre molto attenta a non andare ad applicare colori troppo rossastri sulla parte inferiore dell'occhio, altrimenti... specialmente sugli occhi grandi si rischia l'effetto occhio gonfio, quindi se potete preferite colori freddi sulla, appunto, sulla parte delle ciglia inferiori. Vado a stendere il colore su tre quarti della linea delle ciglia, lascio questa parte e poi vado a riempirla, ma con un po' meno colore. Devo dire che mi meraviglia anche il fatto che non ci sia fallout di nessun tipo. Non so come sia possibile, forse sono io che sono stata molto attenta, forse il pennello. Tra l'altro sto usando il pennello che ho trovato all'interno della palette, ma devo dire che non mi sto macchiando il viso, anche se, mamma mia, da questa parte ho veramente esagerato, devo andare a rimediare un po' la situation. Comunque devo dire, molto molto belli i colori, davvero stupendi. Adesso vado a pulire il pennello, nel senso vado a togliere l'eccesso di colore in modo che ne resti poco, e adesso continuo la linea delle ciglia, perché altrimenti se metto troppo colore all'inizio trovo che mi... non so, mi appesantisco un po' l'occhio. Adesso non mi resta che andare a sfumare il tutto. Prima vado a correggere un attimino questa parte con la spugnetta. Ok, e adesso andiamo a sfumare e vediamo se è troppo acceso come colore o se può andare bene. Tra l'altro in molti mi state facendo domande riguardo ovviamente la separazione da Tomas, eccetera. Se non sono, ripeto, perché non voglio parlare di dei motivi della separazione, non voglio parlare di cose troppo personali, come dicevo nell'altro video, per rispetto, ma anche per il fatto che non, per rispetto di Tomas, per rispetto della nostra storia, ma non me la sento nemmeno. Però se avete domande di altro tipo, eccetera, potete lasciarmele anche sotto questo video e farò un video in cui rispondo alle vostre domande, così le raggrupperò tutte tra qualche giorno, insomma. Quindi se avete qualche domanda, qualsiasi cosa, scrivetemela qua sotto. Ok, direi che il nostro trucco è sfumato. Devo dire che non mi dispiace affatto, mi piace tantissimo come è uscito questo trucco. Vado a sfumare ancora un pelino qui. Comunque, sì, devo dire che mi piace molto. Adesso, matita, vado ad utilizzare per la prima volta questa della Inglot, la Kohl Pencil numero 01, che è appunto nera. Spero sia scrivente. Sì, è super super scrivente.
Mi ricorda un po' la Feline di MAC, ve la ricordate? Mamma mia, quanti secoli sono che non uso la Feline di MAC o che non la menziono? Non ce l'ho più, ovviamente, però chissà se la fanno ancora da MAC, tra l'altro. Ah, tra l'altro, da MAC, qualcuno di voi li ha provati i nuovi rossetti? Come si chiamano? Velvet? Quelli opachi che però non seccano le labbra, sono troppo curiosa di andare a provarli. Fatemi sapere se li avete provati, quale tonalità mi consigliate, se sono davvero opachi ma non seccano le labbra, che sembra essere un binomio impossibile. Sono molto molto curiosa e chissà se si trovano ancora oppure come al solito. Vi capita mai? Cioè tutta l'energia, l'eccitamento per un nuovo prodotto, poi arrivi in negozio e sold out e ci sono solo due tonalità che sono le più brutte e che ovviamente non ti stanno bene. Beh, a me succede molto molto spesso, però vorrei sapere da voi se me la consigliate oppure no questa collezione. Stendo la matita anche all'interno dell'occhio, anche se ultimamente non lo faccio sempre, ma con questo trucco direi che ci sta. Adesso con il pennellino, promossa assolutamente questa Kohl Pencil di Inglot, niente male, niente male, dateci un'occhiata. Adesso vado a con la parte pencil brush della palette, vado a sfumare prima la matita sopra, vado a sfumare un pochino anche la matita sotto verso l'ombretto, altrimenti a volte mi rimane una linea bianca tra le ciglia e non ci piace. Ok, poi sempre con lo stesso pennellino prelevo Privacy e lo picchietto sopra alla matita nella rima interna in modo da fissare la matita, perché uno altrimenti se ne va in 448, due così non sbava. Non ci resta che passare al mascara. Il mascara che vado ad usare oggi, ragazzi, è quello di Max Factor con il mio 9 che mi hanno spedito. Sì, super contenta. Mi dispiace un po' andare ad utilizzarlo, però mi dispiaceva di più lasciarlo lì e non usarlo, che sarebbe stato un po' un peccato. Ed è il False Lash Epic. Non so, oh my god, non ho mai visto uno scovolino del genere, cioè notare. Allora, ha tipo una pallina in punta e poi c'è una parte con degli, tipo degli anelli attorno. Molto interessante, andiamo a vedere com'è. Di solito quando ci sono queste cose così innovative nel make-up, o sono, cioè, la cosa migliore del mondo, è un'invenzione pazzesca e non potrò mai più vivere senza, oppure sono terribili, quindi non so mai che cosa aspettarmi. Allora, proviamo ad usarlo come un comune mascara, poi al massimo facciamo i ritocchini con la pallina che sta in punta. Sicuramente le mie ciglia non sono particolarmente liftate in questo momento, mannaggia, mannaggia! Detesto quando mi macchio con il mascara, ragazzi, è la cosa più odiosa quando fai un trucco, che insomma, meno male, ti è riuscito bene, poi trac! Quindi cerchiamo di andare a ripulire con una salviettina. Forse ce la farò, forse ce la farò. Ce l'ho fatta. Non ce la faccio mai e vado a togliere tutto il trucco. Oggi ce l'abbiamo fatta. Ricominciamo, sì, forse questo scovolino è un pochino troppo lungo, troppo grande e vado a fare danni, ma tutto sommato sulle ciglia. Oggi dico molte volte tutto sommato, lo so, me ne sto rendendo conto, ragazzi. Sulle ciglia però fa un effetto molto bello, eh? Beh, devo dire, bella differenza, mascara, non mascara, cioè, niente, niente male davvero, eh? Ai 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 ai, non so se li vedete, ma già ho un paio di puntini neri, quindi suppongo purtroppo che questo mascara, questa parte no, ma suppongo purtroppo che mi lascerà i puntini. E questo non ci piace, peccato, perché l'effetto di questo mascara è davvero super, ma questi puntini non lo sono. Allora, per le sopracciglia non ho un prodotto nuovo da farvi vedere. È vero che ho ricevuto gli ultimi prodotti Benefit per le sopracciglia, ma li conosco benissimo, li uso sempre, uso praticamente sempre questa matita o il gel di Benefit, quindi alla fine li conoscete molto bene anche voi. E quindi niente, vado ad usare la solita matita Diego Della Palma numero 101. So perché, ma ultimamente mi sembra sempre di fare il sopracciglio sinistro un po' più scuro del sopracciglio destro, quindi se è così
non fateci caso, se non è così scrivetemelo perché così mi consolate. Ora vado ad usare per le labbra il I Am Pupa, questi sono i nuovi rossetti che mi sono arrivati e questo è il colore, aiuto, dov'è? Mi sa che sì, 001, ed è un bellissimo, bellissimo nude. Non credo sia opaco, ahimè, ahimè, però c'è anche il fatto che di solito con i rossetti opachi devo stendere un sacco di balsamo labbra durante il giorno perché altrimenti mi seccano le labbra. Ah, a parte questo peletto di pennello, anche un buonissimo profumo. Niente male, direi, il colore di questo rossetto. Molto carino, che cosa ne dite? È shiny, quindi è un po' difficile per me vedermi con un rossetto shiny. Però è molto coprente e un bellissimo, bellissimo colore. Ed ora direi che abbiamo praticamente finito. Ci manca soltanto lo spray fissante e vado ad usare questo di NYX. È il Matte Finish Long Lasting Setting Spray. NYX, io spero davvero che tu sia con un finish matte e soprattutto long lasting, perché questo trucco deve durarmi tutto il giorno, ok? Ok? Mi fido. Ok, vado, non so perché lo agito, e vado a spruzzarlo. Ma anche voi quando spruzzate lo spray fissante ve lo respirate come se non ci fosse un domani. Comunque, questo è il trucco di oggi, spero tanto che vi sia piaciuto. Come al solito, appunto, scrivetemi tutto nei commenti, anche se avete domande, così le raggruppo e poi faccio un video in cui vi risponderò a tutte le domande. Scrivetemi anche le richieste se ne avete e poi sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi della nuova Nike Cherry, se avete intenzione di acquistarla oppure no, insomma scrivetemi che sono curiosa. Un bacio grandissimo a tutti, vi voglio bene, ciao, a domani.